One Podcast. Il menù di oggi. Giuseppe Conte sbuca dal libro di Vespa su Hitler e Mussolini e licenzia Grillo. E a proposito di licenziamenti, avventura finita per Roberto Mancini in Arabia Saudita. Salvini voleva abolire il canone, poi ha abolito soltanto un po' il canone, poi non ha abolito per niente il canone. Pizza surgelata. La giornata cotta in 8 minuti. Il podcast quotidiano di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Come va? Sì? Bene? Sì? Sì? Bene? Bene, mi sento bene. Non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina. Bene, quindi migliora vista d'occhio. Bene, sto da Dio. Devo dire che sto bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto... Oddio, poverino Beppe Grillo, ma che gli è successo? Una clip eccezionale questa di Beppe Grillo, che solo tu conosci naturalmente. Avete svelato tutto. Però è significativa, no? È l'intro di un bellissimo pezzo, un bellissimo blues che lui canta con Mina. Penso che si parli di 15 anni fa, forse addirittura di più, e si chiama Dottore, e Grillo canta in una maniera magnifica, cioè riesce a reggere il confronto con Mina. Dice: mi sento bene, mi sento molto molto bene, chissà come si senta adesso dopo che è stato licenziato via Vespa, giusto? Prima c'era la PEC, sì. Adesso questo adesso tipo c'è di... Vespa. C'è il libro di Vespa. Infatti sono state dette molte cose su questo licenziamento, cioè praticamente lui aveva questa consulenza con il Movimento 5 Stelle che gli dava del denaro, 300.000 euro all'anno, sì. Insomma anche uno stipendio, diciamo, di qualche rispetto. Noi guadagniamo molto di più naturalmente, ma insomma è un caso. Certo. È un caso e... Non si scherza su queste cose, scusami. No, ma c'è anche chi guadagna davvero molto di più, ma ne parliamo fra un po'. Dopo, esatto. E allora che è successo? Che Giuseppe Conte lo ha licenziato, ha detto, io me la sono segnata la frase perché è stupenda. Dice: è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale. Grande, parla come un avvocato in pretura naturalmente, Conte. Quello che mi stupisce di più è che questo avviene via Vespa, come avete detto, sì. Voi, ma nemmeno tramite Porta a Porta, ma tramite il libro, sì. Il famoso, la famosa strena natalizia, tutti gli anni, che Vespa fa tutti gli anni. Quindi siamo nel massimo della liturgia della partitocrazia, cioè quella liturgia che Grillo e il suo Movimento 5 Stelle dovevano aprire come una scatoletta di tonno. Quindi il Parlamento, Bruno Vespa, non dico Bruno Vespa per caso, perché nel 2013 il Movimento 5 Stelle premiò Bruno Vespa con il microfono di legno, in quanto lui era il conduttore più asservito ai partiti corrotti, marci, PDL, più L, meno L, vi ricordate, eccetera, eccetera. Quindi veramente l'atto di Conte non è soltanto nella concretezza, violento, forte, ma anche nell'aspetto formale, è totalmente la fine di quel Movimento 5 Stelle che io non rimpiango. Poi una cosa che mi ha colpito è che tu magari compri un libro che ha scritto Vespa su Hitler e Mussolini, e lo apri dentro l'intervista è strepitosa questa cosa. Ma dove lo infila esattamente? Lui è sempre così, no? Io ne ho letto anche qualcuno dei libri di Vespa, che lui appunto dice la monarchia in Italia, e poi ti parla di Irene Pivetti che non ha fatto la regina. Però insomma, è interessante questo passaggio. Ma c'è un'altra coincidenza che mi pare carinissima. Quale? Il libro, si chiama il libro di Bruno Vespa? Hitler e Mussolini. Nel 2014, un anno dopo aver dato il microfono di legno a Bruno Vespa, Beppe Grillo si fa ospitare in TV da Bruno Vespa. E sapete perché si fa ospitare da Bruno Vespa? Perché? Perché dice che devo parlare a quegli elettori, che sono quelli che guardano Bruno Vespa, che mi considerano Hitler. Eccolo lì l'aggancio. C'è tutto un riferimento. Allora, oggi siamo venali, voglio parlare di soldi, voglio parlare di 50 milioni di euro che Roberto Mancini si è portato a casa dall'Arabia Saudita prima di interrompere il suo rapporto con la Federcalcio di Riyadh per non combinare nulla, nel senso si è fatto buttare fuori dalla Coppa d'Asia, va fuori senza essersi qualificato per il Mondiale, non ne poteva più, non ne potevano più anche dall'altra parte, Roberto Mancini libero dopo il terremoto dell'agosto 2023. Tutti contenti?
Io, se fossi Mancini, darei una consulenza a Beppe Grillo. A quel punto. Vabbè, ma lui 50 milioni si porta a casa. Si porta a casa una cinquantina di milioni, rinunciando agli ultimi 25 del contratto. Che gesto di generosità, però. Da questa parte è una penale. Questa... Beh, però mi piace perché dimostra anche un pudore da parte di Mancini, no? Io ripeto, darei una consulenza a Beppe Grillo a questo punto, e anche a Lucatello, perché lo vedo oggi è così, è così. Appena parli di soldi Lucatello si incazza, si infervora, perché si scherza su tutto ma non sui soldi. È un tema a me molto caro, perché ogni volta che provo a proporre l'argomento ai piani alti vengo sempre respinto, rimbalzato, con toni sì cordiali ma insomma con gelida cortesia, ecco. A me ogni volta che manifesto il desiderio di un piccolo aumento di 3-4 mila euro al mese, in genere me lo concedo. Ti seguiamo la prossima volta, seguitemi, quando vai seguitemi a bussare a certe porte. Ragazzi, comunque i soldi di Mancini sono soldi che lui si è guadagnato, diciamo così, nonostante non abbia ottenuto successi. Ma se io fossi, cosa sarà, il presidente della federazione della Arabia, penserei un po' anche ai giocatori, perché insomma, se non te li fa girare Mancini, forse c'hai anche qualche problema di materia prima. La cifra tecnica, ecco. La cifra tecnica, forse Mancini potrebbe produrre questo podcast. Sicuramente, sempre a proposito di soldi, ci troveremo una brutta sorpresa, possiamo definirla così, nella bolletta del prossimo gennaio 2025, perché il canone RAI torna da 70 a 90 euro. Ci hanno fatto questo regalino. Non è vero, assolutamente, perché io ho una dichiarazione che smentisce tutto questo. Come Lega ci prendiamo questo impegno. Dall'anno prossimo, zero canone in bolletta della luce. È zero canone in bolletta della luce. Nel 2022. Questo l'ha detto nel 2022, Andrea. Nel 2023 ha detto vabbè scendiamo a 70, sì, e nel 2024 ha detto vabbè torniamo a 90, perché Giorgetti gli ha detto caro Matteo non abbiamo i soldi, povero Matteo Salvini, perché lui vorrebbe fare tante cose, cioè lui vorrebbe abolire tante cose, lui, però per esempio voleva estendere la flat tax, gli hanno detto ma non ci sono i soldi, voleva almeno confermare il canone di 70 euro anziché 90 e gli hanno detto ma non ci sono i soldi, vorrebbe abolire la Fornero, ma non ci sono i soldi, allora voleva fare quota 41 ma non ci sono i soldi, però Salvini vorrebbe ma non ci sono i soldi sulla Fornero. Io sono un patito di Fornero, eh. Sentite sì qui cosa ha detto dal 2014. Abbiamo una ventina di minuti, no, regia. No, no, va bene. Un po' meno, un po' un meno. Po' meno. Dai, quando vi siete stancati mi fermate. Vorrei Fornero in ginocchio sui ceci. Via subito la legge Fornero. Serve un referendum contro la schifezza Fornero. Fornero va esiliata, ha rovinato gli italiani. Vaffanculo a Fornero. O cambiamo la Fornero o blocchiamo il Parlamento. Fornero legge infame. Mandiamo Fornero su un'isola deserta. Farò ricorso a Strasburgo contro la legge Fornero. Fornero va messa su un barcone. Mettiamo Fornero a pane e acqua. Mettiamo Fornero a pane e acqua senza stipendio e senza pensione. La miseria. Contro la Fornero occuperemo un ministero, uno a caso. Correggete la Fornero, maledetti. Sono a metà, vado avanti. No, mi fermo. Basta, fermo. Abbiamo capito fermo. Più o meno. Cos'è riuscito ad ottenere di tutto questo? Che la Fornero è ancora lì. Viva la Fornero che ha salvato i conti di questo paese e ha rovinato quelli di qualche pensionato, ma insomma, sennò poi si crollava tutti. Dalla Fornero al forno, pizze pronte, e oggi strappo alla regola, io mi prendo quella con le patatine fritte sopra. Bravissimo. Dalla Fornero al forno è stupendo. Pizza surgelata, la giornata cotta in 8 minuti, è un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Tutti i giorni, dal martedì al sabato. Una produzione, One Podcast.